12 novembre, venga rifiutato da questa generazione. Vi sono due venute del Figlio dell'uomo, la prima nell'umiltà della carne, nella sofferenza della croce, la seconda rivestito di onnipotenza e di gloria eterna. Questa duplice venuta ci deve aiutare a comprendere la stessa profezia di Daniele. Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni nella sua mente. Egli scrisse il sogno e ne fece la seguente relazione. Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco i quattro veli del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande, e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone che aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali, e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo. Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto, su, divora molta carne. Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un'altra, simile a un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva quattro teste, le fu dato il potere. Dopo di questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi lenti di ferro. Divorava, stritolava, e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano. E 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Io, Daniele, mi sentii agitato nell'animo, tanto le visioni della mia mente mi avevano turbato. Mi accostai a uno dei vicini e gli domandai il vero significato di tutte queste cose, ed egli me ne diede questa spiegazione. Le quattro grandi bestie rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra, ma i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, in eterno. Daniele 7:1-18. Il Figlio dell'uomo sale presso Dio per ricevere onore, potenza e gloria attraverso la via della croce. Per questo Gesù dice che è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. La croce è per lui la via della gloria eterna. Tutto il governo della storia, dal Padre, è posto nelle mani del Figlio che è l'agnello immolato e risorto. È sulla croce che Gesù dovrà essere confessato come il vero Figlio dell'uomo. È per questa via, e per essa soltanto, che lui giungerà fino al Padre. La profezia annunzia l'atto finale, non rivela le modalità storiche dell'innalzamento. I farisei gli domandarono, «Quando verrà il regno di Dio?» Egli rispose loro, «Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà, eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi.
Disse poi ai discepoli: «Verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione». Luca 17:20-25. Gesù avvisa i suoi e il mondo intero che la sua seconda venuta nella gloria non sarà preannunziata. Nessuno potrà mai dire: domani il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria per il giudizio o per decretare la fine del mondo. Egli verrà come la folgore, si vede dopo che è venuto, mai prima. Molti sono i falsi profeti che dicono l'ora e il giorno. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, dateci la pura verità di Gesù.